cambiato orario oggi, un po' perché dai, insomma, era una domenica di sicura, fatta a casa, fatta intorno a un tavolo, il focolaio familiare, ci prendiamo il bello e il buono di questi momenti. E quindi, insomma, abbiamo spostato l'orario per far sì che potesse essere presenti, potesse essere anche numerosi. È una scommessa, non lo so, io conosco bene l'orario delle 13:30, devo dire che gli ultimi diretti che abbiamo fatto eravamo veramente un sacco di gente. Vediamo cosa succede alle 15. Facciamo questa diretta in un giorno un po' particolare, insomma, anche ieri sera, anche stamattina, diario di guerra, bollettini tosti, non so cosa state vivendo, come la state vivendo. Io di solito, mano a mano che iniziamo, che vi colleghiate, parto da una domanda che in altri momenti facevo per abitudine, per consuetudine, per gentilezza. Adesso la faccio col cuore in mano, come state? Perché sono fortemente consapevole che l'Italia è veramente divisa in due o tre situazioni emotive totalmente diverse, che sono collegate anche a questo documentario. Per cui, come state? Da dove mi scrivete? Io adesso vi vedo, oggi sono da computer, ho fatto questa bella evoluzione, quindi vedo anche i messaggi man mano che scrivete. E vi prego di rispondermi. Come state? Come stanno le persone vicino a voi? Da dove siete collegati? Letizia, vedo Toscana, Graziano, la zona di Brescia, siamo già 80 collegati, bellissimo. Allora state aspettando questo momento. Avete segnato? Se ve eravate segnati la diretta, bella sta cosa. È la decima che facciamo in questa quaresima. Mi auguro davvero sarà un tempo di questo tipo, perché sapete, insomma, che la quaresima è un momento di riflessione, di sacrificio che poi porta la Pasqua, e con tutto il cuore. Prego e spero che ci attenga questo alla fine, che ci attenga una rinascita, ci attenga un nuovo. Sto leggendo da Lecco, pensiero positivo, Gerardo, Toscana, vero? Toscana, buongiorno Ugo. Camaiore, quella zona come va? Come va? Da Siena, Campobasso. Diciamo che credo al sud di sicuro ci sia la paura, ma magari non c'è il terrore. Sapete che siamo partiti con questa diretta, con questa volontà. Vi chiedo anche un atto di fiducia, mentre vi state connettendo un po' tutti, lo chiedo tutti i giorni, lo faccio anche oggi, perché questo tipo di incontro, di iniziativa nasce con il senso di poter essere utile. Io quotidianamente, oggi ho fatto anche un post, penso che sembra retorico, ma è assolutamente grande realtà, e mi tocca nel profondo vedere le immagini di tanti medici, di tanti infermieri, sapere che ieri è partito questo appello per 300 operatori sanitari, per 300 medici. In realtà credo ne siano arrivati 7-8 mila di candidature, e di sicuro non per quei pochi euro di incentivo che ha messo, ma perché chi fa quell'attività, chi fa quella professione, di sicuro sente una vocazione e si rende conto che in questo momento è utile, può salvare delle vite. E penso che anche noi nel nostro piccolo lo possiamo fare, non mettendo le mani in cose che non conosciamo. Io, se andassi in ospedale, sarei di sicuro di intralcio, non d'aiuto. Però dall'inizio mi interrogo come posso essere d'aiuto io, con quei talenti che ho ricevuto, con le capacità che posso avere. E credo che siamo chiamati a combattere questa guerra che è in atto, no? Perché da una parte abbiamo il tema sanitario, e oggi più che mai ce lo urliamo, ce lo gridiamo. Credo che tutti quanti dovremmo mettere questo hashtag: restiamo a casa, rimaniamo a casa. L'abbiamo capito che se rimaniamo a casa la vinciamo, e dipende da noi. E mi auguro davvero che questa cosa prevalga, che prevalga l'intelligenza, la responsabilità, la disciplina, la consapevolezza che col nostro comportamento incidiamo sulla vita degli altri. E davvero, anche se stiamo bene, sappiamo anche tutto il tema degli asintomatici. Quindi, il tema sanitario non lo voglio toccare, voglio semplicemente ribadirci che abbiamo un compito. E poi c'è l'altro tema, quello su cui mi sento chiamato io. Quello che mi sento chiamato io è il tema della paura, del terrore che si sta diffondendo. Quindi queste dirette nascono con la volontà di spalmare fiducia e speranza. Per cui vi stavo dicendo, quello che vi sto per chiedere, prima che presento gli ospiti, vi racconto quello che facciamo oggi, lo faccio anch'io dal mio profilo, è di condividerla questa diretta, se vi va, se vi fidate di me. Se sapete che faremo qualcosa di utile, siamo già 230, che bello, 230 di domenica, sono felicissimo di questa cosa. È vero che
non abbiamo grande concorrenza sul panorama televisivo in questo momento, ma è vero anche che 230 persone condividi. Ok, l'ho pubblicato anche sul mio profilo. 230 persone, 230 famiglie, 460 occhi che ci guardano. Che bello, ragazzi! Grazie. Grazie. E non so, le avete viste anche quelle precedenti? Ieri abbiamo fatto una bellissima diretta con Paolo Crepè. Bello confrontarsi con una persona di quell'esperienza, ha dato due o tre messaggi. Mi sono portato a casa la bellezza di riscoprirci vulnerabili. Una delle prime cose che ho detto quando mi sono ritrovato catapultato in questa situazione è stato proprio il ricordarci, non che non fosse così, ma il ricordarci che per quanto ci impegniamo, lottiamo, io a volte rischio di essere quello che fa passare il messaggio che se vuoi, puoi. Ci stiamo rendendo conto un po' tutti, insomma, che se vuoi, puoi, nel momento in cui dipende da te. E forse questa vulnerabilità, questa umiltà da riscoprire, questa consapevolezza che, insomma, noi abbiamo grandi, grandi capacità, grandi talenti, a patto che, insomma, le cose intorno a noi ci permettono di esprimerlo. E forse in questo momento stiamo riscoprendo la gratitudine delle piccole cose, il grazie quotidiano, banalmente dalla salute nostra e dei nostri cari, che in questo momento non è assolutamente più scontata, di una quotidianità, di un tavolo, di un letto, dalla capacità di poter mangiare costantemente, insomma. Questo messaggio di Paolo mi è piaciuto molto, ma il messaggio di Cechi il giorno prima, quando lui dice: cacchio, io Gianlu mi sento fortunato, insomma, in questo momento qua ci vuole una grande forza, no? Perché ovviamente lui dice: mi sento fortunato perché fino a 17 anni non sono mai potuto uscire di casa, avevo la carrozzella che non era quella elettrica, quindi io dovevo sempre aspettare qualcuno che mi permettesse di farlo, e mi sento fortunato, sono arrivato preparato a questo momento. Come la sofferenza può diventare benedizione, come ognuno di noi ha questo compito, ha questa chiamata. E quindi anche oggi, insomma, quando pensavo alla domenica, inizialmente ho detto: domenica non facciamo niente, dai, domenica la santifichiamo, lasciamoci liberi. Ma poi in realtà ho detto: no, è egoistico dire non facciamo niente, io in questo momento non lo sto facendo per prendere, lo sto facendo per dare. Per cui, poi per me la domenica è sempre un giorno in cui mi vedete, se mi conoscete. Se siete in aula con me, anzi, ve lo chiedo: quanti di voi sono stati o sono in aula costantemente con me? Siamo quasi 300, ragazzi. Che bella sta cosa, bello, bellissimo. Se siete stati in aula con me, sapete che per me la domenica forse è veramente il giorno della gioia, perché ci incontriamo, stiamo insieme, condividiamo, cresciamo, miglioriamo, parliamo di futuro, parliamo di progetti. Tutte cose che in questo momento a volte credo a me vengono a mancare, e forse anche a voi. Non so se anche voi la vivete un po' questa incertezza, questa paura, questo rivoluzionarsi delle cose, questa necessità di cambiare totalmente le abitudini, che se volete all'inizio è anche stimolante e divertente, ma poi diventa anche una bella sfida, una bella rottura di scatole da gestire, no? Per cui dicevo, quando pensiamo alla domenica, dico: non lo faccio. E poi devo ringraziare Simona, perché è stata un'idea della Simo. Dice: Gianlu, è domenica, è vero, per me la domenica, ma penso per la maggior parte degli italiani, la domenica per me è: io se non ho aule, vado a messa. Oppure, insomma, sono cresciuto la domenica guardando il calcio. Quindi ho detto: visto che non c'è nel calcio e non possiamo andare a messa se non guardarla magari online, perché non fare questa diretta oggi con un calciatore professionista, con qualcuno che viene da quel mondo? E con un sacerdote, con qualcuno che ci possa raccontare, anche con la capacità di rimanere magari connessi costantemente con la fede, anche magari però la paura di tutti i giorni, le abitudini che cambiano. Per cui Simone è stata bravissima, perché conosce molto bene un sacerdote che devo dire è fighissimo, perché oggi lo guardavo su Facebook, è fatta la messa su Facebook, che insomma è un segno di come dobbiamo tutti accettare cambiamenti, metterci in gioco diversamente. E poi abbiamo un amico comune che l'avete visto dai post, Sergio Floccheri. Credo, adesso glielo chiedo anche, ma mi sa che uscito, adesso è tornato Buffon. Secondo me è uno di quelli con la carriera più longeva in Serie A, perché guarda, ormai sono 20 anni, 21 anni che gioco in Serie A, 73 gol fatti. E allora li ho chiamati, ho scritto: ragazzi, vi va, facciamo 20 minuti insieme, 25 minuti insieme.
Parliamo, non parliamo di calcio, non parliamo di messa, ma parliamo di come noi, come tutti siamo chiamati a rimetterci in gioco, a trovare nuove abitudini, nuovi ritmi, nuove cose. Un uomo di sport, un uomo di fede, un uomo di calcio e un uomo di chiesa. E quindi sono qua connessi con noi. Vorrei ringraziare Sergio Floccheri per aver detto sì giallo volentieri e per aver detto sì anche a Don Marco. Dovrebbero essere entrambi qua in collegamento con noi. Vediamo se ci sono e se possiamo iniziare a dialogare con loro. Eccoli! Eccoci. Ecco. Ciao, Ciao buongiorno. ragazzi, ciao Gianluca, ciao Ciao, Sergio. Marco, ciao Sergio. Allora, lo so che però quello che ha i capelli più lunghi non è il calciatore, ma è il Bond. Marco, guarda la coda, girati. No, vabbè, Beh, bella sta cosa, perché noi abbiamo lo stereotipo del sacerdote tutto negli schemi, no? Invece tu sei un grande esempio da questo punto di vista. Dopo ci racconti un po', anche un po' di iniziative davvero fighe. Partiamo dalla domanda che faccio a tutti, la faccio a loro, la faccio a voi. Intanto, come state e come state vivendo questo momento? Sergio, come stai? Sei a Ferrara, giusto? Sì, io sono a Ferrara, chiaramente, insomma, siamo consapevoli tutti del momento, insomma, che stiamo passando, che il nostro paese sta affrontando, quindi è giusto ricordare a tutti di rimanere in casa. Niente, sto passando la mia quotidianità nuova, perché chiaramente è diversa rispetto a prima, però al di là dei primi giorni di adattamento, che comunque, insomma, è una condizione diversa. Poi sta trascorrendo tutto sommato molto, molto bene, sicuramente molto meglio dei medici e di tutto il personale ospedaliero che è in prima linea. Quindi, come dicevi poco fa tu, ecco, in questo momento mi sento fortunato. Anche perché se non erro tu sei a casa con tua moglie, con i due bimbi, quindi di Esatto. sicuro non ti annoi. Secondo me fai la doppia sessione di allenamento tutti i giorni. Sì, ci stiamo inventando dei giochi che non sono mai stati fatti prima d'ora, quindi le stiamo provando tutte coi bimbi. Adesso te li chiedo fra poco. Don, come stai? Come la vivi? Immagino che tu, è capitato a me, io fra domenica e lunedì scorso ho ricevuto almeno 300-400 messaggi da persone con cui lavoro, tanti di loro sono qua presenti e la domanda che mi hanno fatto già lui adesso, cioè come facciamo, cosa dici, cosa pensi? Immagino che in tanti ci si è rivolti anche a te, no? Come stai, come la vivi, Certo. cosa ti arriva? Ma guarda, da un lato io sto bene, grazie al cielo, però dispiace un pochino essere quasi fermi fisicamente e non poter dare una mano a chi è più nell'epicentro di queste situazioni. D'altro canto, come dicevi, ho tantissime persone con cui sono in contatto, anche attraverso le celebrazioni, ma non solo, e quindi ho il cellulare che mi scoppia, mi va a fuoco perché sono sempre lì, anche per fortuna, e sono anche molto contento di questo perché posso essere di aiuto, anche di conforto a tantissime persone. E si cerca quindi di non lasciarsi bloccare totalmente, ma così, di dare una mano a chiunque. È capitato, penso, da amici di Roma, poi di Bergamo, di Brescia, di Cremona, e quindi un po' da mezza Italia praticamente c'è questa grande risorsa che sono i social, che permettono che tu sei vicino alle persone, anche se purtroppo non fisicamente. Però guarda, qua c'è la testimonianza, in questo momento siamo a 350 e tra l'altro insomma penso che tantissimi ci seguono costantemente. Vedo anche un sacco di persone che ti salutano, quindi sei famosissimo, almeno in provincia di Rimini, Madonna, guarda, 6, 7, 10, ciao Don, ciao Don, che vita sta roba. Come è cambiata un po' la tua giornata? Io prima ho citato questa cosa che stai facendo la celebrazione via Facebook. Ho visto prima, ho fatto un paio di passaggi con te nella messa delle 11 e tu sul tuo profilo quotidianamente penso che cerchi di utilizzare questo strumento. Diciamo che tu sei sempre stato un innovatore, no? Perché ho scoperto ieri che te sei quello della messa all'alba. Sì, certo. Quindi non Beh, sei uno che se c'è da cambiare si spaventa, anzi. diciamo di sono persuaso che oggi bisogna trovare nuovi linguaggi e aiutare le persone a superare quella specie, direi, di patina grigia,
che molte volte viene collegata all'esperienza di fede, che credo non corrisponda, e quindi vai a cercare situazioni di vivacità, situazioni dove le persone possono essere meravigliate. Come dicevi, la messa all'alba è sicuramente un momento particolarissimo e ti posso dire è una delle esperienze più belle di questi ultimi anni, perché vedi le persone meravigliate, proprio ma con una meraviglia impressionante, guarda. E persone di tutti i tipi, sia diciamo così, persone che camminano nella fede, ma anche persone che per esempio si sono allontanate o avevano smesso di credere. È impressionante, veramente. Ci credo, penso che anche l'aspetto suggestivo, no? Cioè quel momento in cui c'è il sole che sorge nonostante noi, in cui la vita dimostra di esserci continuamente. Cioè è un momento forte, toccante. Sì, perché ci sono alcune esigenze nei nostri cuori che non si possono eliminare, solo che la vita con i ritmi che ha oggi purtroppo tende a fartele mettere in seconda, in terza posizione. In questo modo invece capisci che prima di tutto ti devi prendere cura di te, della tua anima, della tua spiritualità, se vuoi che anche il resto possa procedere, diciamo, positivamente. Credo che in questi giorni un po' tutti no, stiamo resettando un po' le priorità, ci rendiamo conto di come per quanto possiamo correre, possiamo costruire, insomma, se si anda soli o se lottiamo contro tutto e tutti, andiamo veramente poco lontano. E sono curioso, le confessioni come le Quello purtroppo le abbiamo bloccate. fai? Ah, anche quindi non le puoi fare via WhatsApp, non... Fino che ho potuto le ho fatte fisicamente. Adesso, diciamo, al massimo ci sono situazioni di direzione spirituale, di aiuto, diciamo, questo è più che sufficiente comunque. Bello, e tu Sergio invece come hai cambiato la tua giornata? Cioè, come ti sei trovato? Da quando avete sospeso gli allenamenti? Almeno quelli insieme? Martedì sono 2 settimane. Martedì prossimo sono 2 settimane. Ognuno di voi ha la sua scheda, cioè come funziona? Come vi fermate? Ma in realtà in questi giorni poi si è parlato un po' di tante cose, anche come date di ripresa, ma purtroppo l'emergenza non tende a calare, quindi la cosa sta continuando. Quindi ognuno di noi ha una scheda, poi grazie alla tecnologia, come diceva il Don, ci si trova con delle videochiamate di gruppo e si fa il programma che si riesce a fare a casa, quindi prevalentemente un programma di forza, forza funzionale, quindi chiaramente non abbiamo macchinari in casa e facciamo quello che si riesce, insomma, capendo quali sono le priorità in questo momento. Alla base, diciamo, quello che dicevi prima tu, penso che da un po' di giorni il nostro paese abbia iniziato a ragionare da squadra e non da singolo, perché insomma ci stiamo forse riscoprendo comunità in questo momento difficile. Faccio sempre io un po' il paragone con il calcio, quindi iniziamo a ragionare da squadra, perché in questo momento c'è molto bisogno di questo. Quindi per quanto mi riguarda, sì, si lavora da casa, chiaramente dando un occhio ai bimbi che ogni tanto si mettono a fare gli esercizi che faccio io, però insomma riusciamo a fare quel minimo che ci permette di tenerci in condizione. Chiaro che poi il lavoro del campo, il lavoro di squadra è tutt'altra cosa, ecco, questo sicuramente. Ieri dialogavamo insieme anche sul motivo per cui faccio queste dirette, no? Che è la paura che si sta diffondendo per tante persone, sta venendo a mancare l'idea del dopo, sta venendo a mancare anche il quotidiano, no? Adesso ovviamente ci sono situazioni tutte diverse, c'è chi ha la precarietà del fine mese, c'è chi magari sta vivendo in famiglia ma sono in 5 in un appartamento da 60 metri, c'è chi non sa se riapre il negozio e così via, però credo che tutti quanti siamo chiamati in questo momento mentalmente, umanamente, anche un po' più profondamente, a trovare qualcosa a cui ancorarci. In che modo l'esperienza sportiva ti è d'aiuto da questo punto di vista? Guarda, sul calcio si dicono tante cose, sul calcio e i calciatori. In realtà il calcio, posso dire, perché a volte questo mondo viene rappresentato da un'elite, ma questo mondo è molto ampio, è molto vasto, il mondo dei professionisti. E il calcio mediamente ci trasmette lo sport in generale, in questo caso il calcio,
dei valori fondamentali della vita, non solo dello sport, però ti dà una grande disciplina, quindi il senso del sacrificio, il saper che per arrivare a un obiettivo bisogna lavorare, bisogna essere perseveranti, bisogna avere la capacità di saper attendere, perché molto spesso i risultati non arrivano subito. Io faccio un parallelo con la mia carriera. Io ho iniziato a 16 anni a giocare nei dilettanti. La mia vita, la mia professione, la mia carriera è stata guidata dalla normalità, che però se lavorata col tempo, con la pazienza, con la perseveranza, col rispetto di te stesso e degli altri, nel saper vivere una squadra, poi alla lunga, no, ti permette di raggiungere dei risultati. Quindi in questo senso diciamo che in questo momento un professionista, nel mio caso un calciatore, penso che abbia acquisito ormai quella che è la disciplina, quello che è il valore del rispetto degli altri, perché la vita che ho vissuto fino adesso mi ha permesso poi di raggiungere i risultati e non il contrario. E quindi in questo forse siamo un po' facilitati, perché al contrario di quello che forse nell'immaginario collettivo si pensa, per arrivare a ottenere dei risultati in questo mondo, non tutti sono fortunati. Come dire, nel uscire da un settore giovanile, da una primavera importante e poi subito ritrovarsi a giocare in Serie A, in Serie B. Poi ci sono altri percorsi che tantissimi ragazzi fanno, che appunto sono dei percorsi di normalità, però dentro questa normalità ci sono dei valori che sono fondamentali per la vita, non solo per lo sport. Quindi questo bagaglio, diciamo, che in questo momento sta aiutando, è un alleato sia per me che per molti, moltissimi altri miei colleghi, a capire che ci sono delle priorità, a capire che ci sono delle normative da rispettare e avere questa grande capacità, questa grande costanza nel farlo, pensando che è la cosa giusta da fare, che porterà tutti quanti noi, come dicevo prima, come squadra, a poter venire fuori da questo momento, guardando al futuro con ottimismo, perché poi a volte poi quando le cose non vanno, quando si è in situazioni negative, si tende a pensare che questo momento, che quel dato momento, come questo momento, non passerà mai. Non è così. È come una partita difficile da giocare, perché abbiamo un avversario antipatico, anche sleale, scorretto, che magari ti dà un calcio mentre la palla è lontana, quindi l'arbitro non può vedere. Però è una partita che si può vincere se si agisce da squadra. Allora, intanto ti devo dire che mi sono venuti i brividi. Sono No, se... No, ma è la realtà delle cose. ti sono profondamente grato perché hai detto delle cose, intanto con una semplicità unica, ma di una grande profondità. E credo che sia quello che tutti i giorni cerchiamo di dirci, no? Io siamo in 370 anche adesso. E credo che quasi sia un gruppo di persone, almeno una parte d'Italia, che è fortemente convinta di questo. E io penso che chi arriva a questo momento sia benedetto se arriva in questo modo qua, cioè i mattoncini su cui stiamo costruendo il lavoro di questi giorni, queste condivisioni, sono proprio questi due, il concetto di disciplina, di responsabilità e il concetto di fiducia e di speranza, perché senza queste due cose veramente là oggi con questo buio, con queste tenebre, con questa battaglia spirituale, no? Non è solamente una battaglia sanitaria e lì ci sono i medici, ci sono i professionisti, ci sono i competenti. Poi è la battaglia di tutti i giorni, di come la viviamo, di come ci comportiamo, di come reagiamo, di come abbiamo la forza di tirarci su dal letto. E con un tuo collega professionista sportivo, con Giacomo Cintini, che ha fatto 15 anni di pallavolo, lui diceva: Giallo, banalmente, io mi devo imporre che mi sveglio agli stessi orari, che mi alleno, che mangio bene, che mi faccio la barba, che mi faccio la doccia, che non rimango in tuta, che faccio il letto, perché sono tutti quei piccoli segnali che quando tu sei in casa ci vuole un secondo a sbragare, no? Invece sono quei segnali di amore per te, di amore per l'ambiente in cui stai. E devo dirti che sono convinto che chi come noi arriva a questo, non siamo mai preparati, nessuno, perché insomma sarebbe stupido dire siamo pronti, però mentalmente chi viene da uno sport di squadra, da una mentalità di squadra, chi come tanti di quelli che sono qua è collegati, hanno magari fatto un percorso mentale di formazione, magari anche spirituale, cavoli, sei un po' più pronto e abbiamo una grande responsabilità, perché non solo siamo chiamati noi a fare il meglio per noi, ma credo, Don, e qui vengo a te, anche essere da esempio per chi è vicino a noi, no? Perché
quelle persone che ti chiamano, che ti cercano, in realtà cercano supporto, cercano una guida, cercano un riferimento, cercano qualcuno che gli dica andrà tutto bene, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo, è il mio slogan da sempre. E Sergio ha parlato di disciplina di responsabilità, che è uno dei nostri capisaldi. L'altro caposaldo è fiducia e speranza, fede e speranza. Credo di parlarne con la persona davvero giusta, eh. In che modo cerchi di diffonderla? In che modo cerchi di dare questo sostegno a chi è vicino a te nelle azioni di tutti i giorni, in questo momento in cui insomma il bollettino medico a volte ce la toglie e anche la privazione di tutti i giorni? Mi immagino anche le tante persone anziane che sono lì vicino a te. Come cerchi di diffonderla? Ma guarda, sicuramente. Con tutto quello che ci sta arrivando, fra notizie televisive e anche molte volte anche video sui social e le reali situazioni di tante persone, è molto facile lasciarsi prendere o dalla rabbia o dallo sconforto, qualcuno dalla paura che diventa poi angoscia, la paura di contaminarsi, tutte queste cose che chiaramente fanno parte di questo momento così strano che mette in risalto le nostre fragilità. Poi, se vogliamo parlare anche delle responsabilità fra operatori e politici e quant'altro, anche lì si rischia di inasprirsi ulteriormente, che la polemica invece di essere costruttiva divenga distruttiva. E allora la prima cosa è dire: ok, ho sulle mie spalle 50 kg, faccio molta fatica, non vorrei averli, però questo è il mio momento, io devo cercare di portarli, non potrò correre. Camminerò piano piano, mi fermo. E quindi direi il primo messaggio è quello di pensare che ognuno di noi non può risolvere improvvisamente una simile situazione da solo, però puoi fare la tua parte. E allora invece di farti prendere da rabbia, sconforto, cose che comunque possono capitare in certi frangenti, però poi via, bisogna reagire assolutamente. Non è la prima volta che l'umanità si trova in situazioni simili e io guardo l'esempio di figure molto importanti, faccio qualche nome, non so se lo conoscete, per dire Etty Hillesum, Viktor Frankl, Massimiliano Maria Kolb, qui siamo nell'ambito purtroppo di Auschwitz, quindi è chiaro che ci sono delle assonanze, però gente che anche in quei momenti lì ha tirato fuori il meglio di sé, ha dato coraggio agli altri. Io credo che questo sia un possibile per chiunque nel suo piccolo ed è quello che cerco di fare io molto modestamente. Ecco, e come si fa? Certo, io l'energia la prendo dal mio Dio, sicuramente da Gesù non ci piove, anche se però vi posso dire che è una vicenda completamente nuova, quindi non ho le risposte. E vivo anch'io la cosa giorno per giorno, cioè non è che do semplicemente la caramella o il contentino, altro che è una battaglia giornaliera e capita, è vero che in certi momenti puoi essere preso dallo sconforto, dalla rabbia, però poi capisci che andando in quella direzione non costruisci niente. E allora il primo obiettivo che mi sono dato è quello prima di tutto di infondere fiducia e coraggio, di far sentire però che io sono vicino, anche se magari non fisicamente, e poi cercare di creare unione, come un pochino anche Sergio prima diceva, un gioco di squadra, assolutamente sì, e anche perché penso che come società italiana ci eravamo ridotti molto male, era un continuo litigio, basta, io non lo sopporto più questi litigi atroci che alla fine non fanno altro che veramente provare a dare solitudine e farci capire che siamo nemici. No, no, no. Questa esperienza qui, per quanto dura, però forse ci sta facendo vedere che siamo tutti nella stessa barca e che forse la cosa bella è proprio quella di remare insieme. Guarda, mi trovi totalmente d'accordo e io spessissimo in aula parto dall'idea che la vita non è uno sport individuale e che nessuno di noi può essere felice da solo, nessuno di noi può lavorare da solo, nessuno di noi può essere autosufficiente. Quindi è nel prossimo, nel compagno, nell'aiuto, nel sostegno, nell'integrazione che troviamo anche gratificazione, soddisfazione, crescita, realizzazione. E penso che l'abbiate detto veramente in grande
in un modo bellissimo. E dalle persone che vedo qua connesse, tante le conosco anche personalmente, penso che questa cosa ci contraddistingue. Oggi forse la chiamata davvero è da paese. Bene, non possiamo più pensare solamente alla famiglia, alla squadra, alla comunità. Oggi abbiamo tutti la stessa maglietta e parafrasando Al Pacino in quello spogliatoio, certo, no? O vinciamo come collettività, oppure ognuno di noi perde individualmente, perde singolarmente. Perché poi quando perdi la visione, quando perdi la speranza, quando perdi gli obiettivi, quando perdi il motivo per impegnarti, darti da fare, avere i progetti, è comunque una sconfitta, con tanti modi di morire, no? E insomma, con tutto il rispetto per chi vive anche il dramma fisicamente, personalmente, ma anche il perdere totalmente la bussola è una cosa da cui stare veramente molto attenti. Io sono molto contento di quello che avete detto. Devo dire che siamo totalmente allineati, siamo totalmente sulla stessa frequenza, sia noi che le tante persone che leggevo qua, che ci scrivevano. Devo dire, Sergio, che hai molti, molti, molti ammiratori. Grazie, Ha grazie. detto ammiratori, ci sono anche ammiratrici, ma so che c'è Elisa là in giro, quindi non posso Sì, dire ammiratori. poi prima stava dando lo straccio, quindi ci avrà anche, capito, il bastone in mano, quindi... No, Dalle antenne. ma sai cosa volevo dire, Gianluca, di quello che Vai, vai, stavi vai. dicendo, per fare un altro parallelo? Che le condizioni poi per evolvere, purtroppo, per fortuna, non lo so, sono sempre quelle condizioni difficili, no? Un po' quelle che stiamo vivendo adesso. Io faccio un parallelo col calcio. I momenti in cui le nostre stagioni si decidono, spesso per qualsiasi obiettivo, quando ero in altre squadre, l'obiettivo magari era diverso da quello che adesso qui alla SPAL dove gioco adesso. Però quello che voglio dire è che comunque le condizioni per tirar fuori quella coesione, per tirar fuori quelle qualità, purtroppo, ripeto, per fortuna, sono sempre quelle condizioni avverse, difficili. È da lì che si riparte. Quindi è vero che stiamo vivendo un momento drammatico, ma è anche vero che è una grande opportunità per noi, intesi appunto come paese, come popolo, come un tutt'uno. Cioè la grande opportunità di capire che forse, e io parto da me stesso, che forse stavamo correndo un po' troppo, ci stavamo dimenticando un po' degli altri, che forse io stavo correndo un po' troppo, che forse io mi stavo dimenticando di chi mi stava vicino. E questa è la riflessione che faccio in questi giorni, che ho fatto in questi giorni. Questo momento per me è un'opportunità di crescita, perché teoricamente sappiamo dove sta la cosa giusta e quella sbagliata, ma quando poi la vivi, come in questo momento tutti quanti siamo costretti a vivere questo momento, può essere veramente un'opportunità di capire che bisogna aggiustare un po' il tiro. E io ero proprio una riflessione che facevo ieri sera, dicevo: Sergio, qualcosa la devi mettere a posto, qualcosa stavi sbagliando, anche a volte senza accorgersi, perché purtroppo, come diceva Don Marco prima, è un mondo talmente veloce che non ci si accorge. E purtroppo, ultimamente si è parlato molto del consenso e poco del merito, cioè si è parlato poco di quanto sia giusta o sbagliata una cosa, ma quanto consenso avesse. Ahimè, purtroppo, quello che io ho riscontrato è che anche molti politici sono andati dietro a questo, al consenso. Dobbiamo ritornare più a una dimensione umana, di capire dove sta la cosa giusta, dove sta la cosa sbagliata, e cercare di, come diceva il tuo ospite di ieri, il dottore di ieri, di capire che siamo vulnerabili e che tutto quanto si può migliorare. In questo senso penso che sia una grande opportunità per tutti. Bello, che bello, che bello, grazie Sergio. Grazie Don, vedi il tuo allievo. Assolutamente d'accordo. Madonna, È Madonna. tutto merito del Don, perché i tuoi amici da casa non lo sanno, ma il Don a me mi ha sposato, cioè è stato il Don del nostro matrimonio con l'Elisa. Io e il Don abbiamo un'amicizia di lungo corso. Diciamo Dal che 2006. il Don mi è venuto a ripescare per le strade, perché ero anch'io una pecorella smarrita, ecco. Che bello. Allora, se vi va, e penso che vi vada, adesso oggi siamo in. Ieri eravamo in tre, quando ci siamo visti siamo in 350. E insomma, io se fossimo solo noi tre, vi chiederei di dire una preghiera insieme in questo momento.
invito anche i 350 che sono qua insieme a me. Tanto chiunque sa, mi chiede Gianluca, ma tu dove prendi la forza? E io dico, io prego, io ho il mio personal trainer, Assolutamente. per citare Don Marco, io ho il mio personal trainer con cui tutti i giorni mi confronto, mi sveglio pregando, mi addormento pregando da sempre, la mia vita è una preghiera. Poi a volte, ovviamente, essendo un essere umano, come hai giustamente detto Sergio, verissimo, spessissimo noi sappiamo cosa dovremmo fare, ma poi farlo, insomma, è proprio nella sfida degli esseri umani. Io ho uno slogan, cioè, mi hanno fatto anche le magliette, e lo so che lo sai, ma lo fai. Perché lo sappiamo che dobbiamo fare quella diagonale, che dobbiamo fare quel cross, lo sappiamo, ma poi dopo c'è l'umanità, c'è il fatto che siamo a volte deboli, c'è il fatto che a volte siamo pigri, a volte insomma ognuno di noi ha le proprie sfide. Per cui io invito tutti quanti, qui facciamo ancora 3 minuti insieme, però prima di salutare il Don, ringraziandolo e Sergio, ringraziandolo, se vi va, diciamo un po' delle nostre insieme, che credo che in questo momento sicuramente bene. Don, guidi tu? Va bene. Vai, te la ricordi? Sì. Beh, forse. No, Vai. ci affidiamo veramente all'amore di Dio che possa trasformare i nostri cuori e non farci prendere dallo sconforto, che invece ci doni la voglia di dare il meglio di noi stessi. E quindi diciamo, Padre nostro, che sei nei cieli, Sia sia santo il tuo nome. santificato il tuo nome, Venga il venga tuo il regno. tuo regno, sia Sì. fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e Rimetti. rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 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 Amen e grazie a tutti, vedo che stanno pregando tutti insieme con noi, che bello, grazie. Grazie Sergio per la A testimonianza, voi ragazzi, grazie grazie. Don, grazie Grazie a Don. Se tutte. volete vedervi la messa su Facebook, cercate Don Mark, lo trovate 18. alle Tutti i 18. giorni, alle 18 tutti i giorni e la domenica alle 11. Grande, grazie, grazie del tempo, ragazzi, stiamo ancora 3 minuti, vi do un po' di informazioni. Davvero grazie, grazie Sergio, grazie a Don Marco. Allora, come sempre, prima di salutarci, io vi chiedo, ovviamente, devo dire, io sono qua, prendo punti, io sul quaderno, ogni volta che faccio le dirette, mi segno le cose, e io vi chiedo, prima di salutarci, di mettere un voto da 0 a 10 all'utilità di questo momento. Sapete che le 3 parole che sto cercando di diffondere, a parte responsabilità, disciplina dall'inizio, fiducia e speranza, le 3 parole di questa settimana sono umanità, sensibilità, utilità. Per cui, ditemi da 0 a 10 l'utilità, scrivete una frase che vi siete portati a casa, una cosa che vi è rimasta di questo incontro, di questa diretta, di questo momento, una cosa, scrivetela, ve la portate a casa, se la portiamo a casa, la facciamo nostra. E, come sempre, vi invito, se pensate che sia stato utile, sapete come funzionano i social, quindi prima di chiudere, condividetela questa diretta, perché condividendola sulla vostra bacheca arriva alle persone vicino a voi, magari inviatela a qualcuno, avete qualche amico che gioca a calcio a buoni livelli, fategli arrivare un messaggio da un suo collega, o cioè, conoscete appassionati di calcio, fategli arrivare un messaggio da uno dei professionisti più stimati d'Italia, di fede, di squadra, di unione, bello. Ve lo chiedo davvero perché è il nostro compito, il mio compito è quello di cercare di mettercela tutta. In tanti mi scrivono Gianluca, grazie per quello che fai, io rispondo, e guarda, io ce la metto tutta, faccio tutto quello che posso, tu aiutami. E come ci possiamo aiutare? Condividendo, facendolo arrivare in giro, facendolo, mandandolo su Messenger agli altri, facendo sì che il buio si combatte con la luce, la paura si combatte con la speranza, la mancanza di progetti, l'apatia si combatte con la voglia di quotidiano, per cui davvero aiutiamoci, aiutatemi, diamoci una mano, fate girare questi messaggi, condividete questa diretta sui vostri profili, mandatela a chi pensate che possa aver voglia e vi do l'appuntamento domani. Domani saremo alle 2:30 perché mentre oggi abbiamo fatto una cosa di cuore, domani facciamo una cosa di
grande attualità, tanti mi hanno chiesto, la maggior parte di voi è una partita IVA, anzi ve lo chiedo, chi di voi qua ha una partita IVA? Perché insomma questa settimana si è fatto un tanto dire sul Cura Italia, sul decreto che è uscito, come si applica, i 100 euro in più, i 600 euro, i voucher per il visita, la cassa integrazione, c'è grandissima confusione, la maggior parte di noi ha scritto al nostro commercialista ma non ci ha risposto, vuoi che non può lavorare, vuoi che c'è tanta confusione. Se vi va, domani dalle 2:30 alle 3:30 saremo diretti insieme qua sulla mia pagina con due professionisti di altissimo livello, una consulente del lavoro e una commercialista che conosco personalmente, che stimo, con cui collaboriamo e che in questi giorni ci sono studiati veramente il decreto e per condividerlo, per darci degli strumenti, degli elementi utili da far sì che voi possiate capire come muovervi, cosa fare, se avete diritto, non avete diritto. Non è un sostitutivo di quello che fanno i vostri professionisti, però è un modo per fare chiarezza, per dare informazioni. Quindi se vi va, ci vediamo domani alle 14:30 e poi vi dico già, questa settimana abbiamo un sacco di ospiti già programmati, molto belli. Martedì saremo con Saturnino, con cui dialogheremo intorno alla capacità di stare insieme per 26 anni. È 26 anni che lavora con Jovanotti, che è il suo braccio destro. E come si fa a provare gioia nell'essere Robin? No, comunque avremo modo, vi racconterò quello che facciamo questa settimana. Se vi va e se mi aiutate a diffondere questo messaggio di luce, di positività, di speranza, in questo momento di grande buio, io vi giuro che ce la metto tutta nel portare qua quotidianamente quello che ho imparato, quello che so fare, con tutto l'amore che posso. Grazie, ci vediamo domani.